Enrico Perreca, cine reporter in Rai dal 1970, giornalista professionista dal 1985. Ha effettuato anche servizi come autore, occupandosi anche dell'organizzazione della testata del TG2 in qualità di caporedattore presso la segreteria di redazione fino al suo collocamento in quiescenza. Enrico, quali sono gli avvenimenti più importanti che hai filmato durante la tua attività come cinereporter? Come principali servizi posso elencare il rapimento Moro, l'attentato a Giovanni Paolo II, numerosi servizi su mafia, camorra, 'ndrangheta in Sicilia, in Calabria, in Campania, traffico delle armi e droga dal sud-est asiatico agli Stati Uniti, 3 puntate di dossier su Einstein negli Stati Uniti, Israele, Unione Sovietica, Porto Rico, Svizzera, la rivoluzione iraniana, la caduta dello Shah, avvento di Khomeini, la guerra in Libano nel corso degli anni 70-80, il massacro di Shabra e Shatila, la guerra Iraq-Iran sia dalla parte irachena che dal fronte iraniano, la guerra nel Chad, attraversando il confine clandestinamente dal Camerun, la guerriglia nella giungla birmana, attraversando sempre il confine clandestinamente dalla Thailandia a bordo di una canoa attraversando il fiume Mekong, dove lì mi fu assegnato il primo premio di giornalismo per la cronaca televisiva, il premio Kia. Poi la guerriglia nelle Filippine, in Cambogia, in Vietnam, in Mozambico, Nicaragua, Honduras, Laos, Thailandia, Sudan, la rivoluzione in Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Mosca durante l'insurrezione al vento di Helsinki e liberazione di Gorbaciov, l'attentato di Sadat al Cairo, la liberazione di Mandela in Sudafrica, il colpo di Stato in Turchia, tumulti a Seul durante le Olimpiadi, le isole Hawaii, Honolulu, intervista al dittatore Marcos, intervista a Gheddafi nel deserto libico, Baghdad in un campo di prigionieri minorenni iraniani, la morte di Hirohito a Tokyo, diversi viaggi del Papa Giovanni Paolo II negli Stati Uniti, Brasile, Ungheria, Polonia, Portogallo, Francia, in Papua Nuova Guinea, reportage sul turismo pericoloso nei territori dei cacciatori di testa. Come sei diventato cineoperatore? Per passione. Praticamente io sono cresciuto in uno studio fotografico dove era titolare mio padre, a Taranto, e lì, dopo aver frequentato le scuole, durante le scuole superiori, mio padre mi acquistò una piccola cinepresa, un Eumig 8 mm, dove io cominciai le prime esperienze. La RAI bandì una selezione per avere a disposizione dei cineoperatori per future esigenze. Questa selezione la superai e dopo un anno Bari mi chiamò per collaborare in Puglia. Raccontami alcuni episodi drammatici avvenuti quando eri inviato in luoghi di guerra. Il primo battesimo del fuoco l'ho avuto nel dicembre del 78, ero a Teheran insieme a Franco Ferrari durante la rivoluzione iraniana. Ci fu un episodio abbastanza dove ebbi molta paura, perché dove eravamo appostati noi su un quinto piano di un edificio per filmare l'eventuale sommossa che sarebbe accaduta durante l'ora di rimpetto dove c'era l'università, e questa sommossa non ci fu, però i soldati individuarono la zona dove eravamo appostati noi, fotoreporter, cinereporter, redattori, eccetera. E Ferrari a un certo punto, per andare a vedere cosa stesse succedendo, mi lasciò solo. I soldati che erano giù guardavano sempre in alto verso dove ero appostato io. A un certo punto li vidi entrare nel portone, io presi la mia cinepresa, la infilai di nascosto velocemente in un borsone che avevo con me e cominciai a scendere le rampe delle scale. Mi rifugiai in una sartoria per avere rifugio, aiuto.
credendo che i soldati cercassero me. In questa sartoria chiesi aiuto a un sarto che sfortunatamente era sordomuto e non capiva, non sentiva. Però capì che io avevo bisogno di aiuto e mi rifugiai dentro un grande cammino, quei cammini enormi di queste case antiche dove era situata questa sartoria. I soldati entrarono, fecero delle domande al sarto sordomuto, il quale non rispose praticamente, e andarono via. Io rimasi per la paura nascosto tutta la notte, non potevo ritornare in albergo perché per paura di incontrare i soldati, e poi c'era il coprifuoco. Il mattino seguente, la mattina, presi un taxi, ritornai in albergo e praticamente era successo che in quel palazzo dove avevamo scelto la nostra postazione per riprendere c'era una stamperia clandestina, quindi avevamo proprio sbagliato zona. Eri a Kabul durante l'invasione sovietica del 1979 in Afghanistan? Fu l'esperienza più terribile, perché in sostanza partimmo velocemente da Roma prima che chiudessero i confini con Kabul, con l'Afghanistan. Atterrammo a Kabul, mi pare erano il 13 e il 14 gennaio del 1980. E dopo essere stato a Kabul 2 o 3 giorni ci accorgemmo che non c'era la visione, non si vedeva, non si notava la presenza dei sovietici in città. Franco venne a sapere che i sovietici erano accampati alla periferia di Kabul sulla strada verso l'Unione Sovietica. Noleggiammo una macchina con un autista, un vecchietto intirizzito dal freddo, dove Franco gli regalò anche un cappotto, e ci andiamo verso la periferia. Avevo portato con me delle asciugamani, degli accappatoio che avevo preso dal bagno della mia stanza, per nascondermi meglio e quindi coprire il lunotto dell'automobile. E di lì cominciai a filmare la presenza dei sovietici, che era imponente. Sui cigli della strada si vedevano chilometri e chilometri di carri armati, di blindati, di mitragliatrici, razzi Katyusha, di tutto. Allora, dopo aver filmato quasi per 30 metri, erano in sostanza 2 minuti e mezzo, dissi all'autista di fermarsi perché ritornare indietro, gli dissi stop, came back, e torniamo indietro, perché il materiale era più che sufficiente. L'autista frenò di colpo e la strada era ghiacciata, perché eravamo quasi a 10-12 gradi sotto zero, quindi l'automobile cominciò a sbandare e si insospettirono le sentinelle che erano ai lati della strada e cominciarono a spararci all'altezza delle portelle. La macchina si fermò finalmente e io velocemente strappai dallo chassis della cinepresa i 30 metri e li conservai in uno stivale. Ricordo bene, era lo stivale destro. E vennero i soldati, ci fecero uscire dall'automobile e con le mani alzate ci sequestrarono tutto il materiale, cinepresa, borsone, registratore. E siamo stati lì con le mani in alto per un bel tempo. Un soldato si avvicinò a me e cominciò a rovistarmi sul giubbotto, si rubò una mazzetta quasi 3.000 dollari, la mia macchina fotografica appena acquistata 3 giorni prima e il registratore nagrino che avevo con me. Feci una cosa che non avrei dovuto fare, ebbi un impulso di rabbia, presi il soldato che era bassotto, era un uzbeko, e l'ho sbattuto per terra. Non l'avessi mai fatto, e cominciarono a colpirmi col calcio del Kalashnikov, e
e siamo stati in ginocchio per terra io e Franco per diverso tempo, fino a quando non è arrivata la polizia afghana e gli agenti del KGB ci hanno portato in caserma e rinchiusi in una cella. Ho dimenticato di dirvi che nell'aula dell'hotel c'era un cartello ben visibile che spiegava che era vietato filmare a obiettivi militari pena la fucilazione. Quindi io ero in una condizione pietosa con questa bobina che avevo nello stivale, col timore che potevano scoprirlo. Rientrato dopo 2 giorni in albergo e io avevo ancora con me questi 30 metri. Franco telefonò all'ambasciata, a un addetto, perché l'ambasciatore era stato ritirato. L'Italia non aveva più l'ambasciatore in Afghanistan. Questo addetto venne in albergo, io gli consegnai la bobina che lui velocemente col primo volo per Roma nella valigia diplomatica fece recapitare alla RAI. Fu uno scoop eccezionale perché per la prima volta a livello mondiale si vide la presenza imponente dell'Armata Rossa in Afghanistan. Hai seguito anche la guerra Iraq-Iran? Fu durante il conflitto Iraq-Iran, ottobre del 1980, Saddam Hussein invitò tutta la stampa internazionale per dimostrare loro come in 10 giorni, una settimana, avrebbe vinto la guerra contro l'Iran. Giunse la notizia che alla periferia di Baghdad avevano bombardato una centrale nucleare. Corremmo lì, veramente andai io solo, perché Ferrari era al fronte sul Shatt al-Arab, dove avrei dovuto raggiungerlo in seguito. Andammo io e nel TG1 c'era il buon Enrico Pagliaro. Mentre giungemmo lì con bordo di un'automobile, cominciò una seconda ondata di bombardamenti. Mi ritrovai per terra senza aver capito il perché. Mi risvegliai in albergo nella mia stanza con una ferita al piede, alla gamba sinistra, e con un dolore forte. Ero caduto a seguito di questo bombardamento, avendo urtato la mia cinepresa sul petto, quindi sono stato lì una decina di giorni a letto, avendo difficoltà a respirare. Come è iniziata la tua collaborazione con Joe Marrazzo? Joe Marrazzo lo conobbi per la prima volta a Reggio Calabria, dove la sede di Bari mi aveva inviato lì a sostituire un collega della sede di Cosenza. Mi chiese se potevo fare con lui una serie di servizi. Iniziò questa collaborazione, fu contento del mio lavoro e mi propose di trasferirmi al TG2, una testata che era appena iniziata a funzionare dopo la legge di riforma del 75. È rimasta memorabile l'intervista al capo della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, dentro la gabbia. L'intervista a Cutolo fa parte di un contesto, di un dossier di un'ora dal titolo Camorra. Ci abbiamo impiegato quasi un mese e mezzo per realizzarlo, perché ci furono dei problemi sui contatti con le persone che ci avrebbero introdotto in certi ambienti di camorristi. L'intervista a Cutolo fu eseguita al Tribunale di Salerno, dove Marrazzo mi pose delle domande abbastanza efficaci.
e le riprese furono fatte così, senza poter regolare nulla così, tecnicamente. E venne fuori la cosa, un'intervista molto spontanea, sia dal punto di vista delle domande che dal punto di vista giornalistico. Enrico, vuoi ricordare un collega che non c'è più? Maurizio Cirilli, la sua scomparsa violenta mi ha toccato particolarmente. Ci siamo sempre rispettati, ci siamo sempre voluti bene, ci siamo sempre scambiati favori, cortesie di ogni tipo. Questa sua scomparsa prematura, ripeto, violenta, dopo aver festeggiato l'uscita dal lavoro, è stato tremendo per me, come tremendo anche per tutto. Lo ricorderò sempre e lo avrò sempre nel mio cuore. Ciao Maurizio. C'è qualche pagina nera nella tua vita che vorresti cancellare? Una pagina nera è stato la morte del mio caro amico e collega e anche corregionale Marcello Palmisano, morto tragicamente in Somalia nel 1995. Io ricordo che la sera precedente la sua partenza verso la Somalia mi chiese di accompagnarlo al bar che voleva prendere, consumare una camomilla. E lo vidi un po' incerto, gli dissi: guarda che troviamo un altro collega, se non te la senti. No, io me la sento, però sai, un po' di nervosismo prima di una partenza del genere. Sì, c'è sempre, però ti vedo particolarmente agitato. Lui disse no, ci salutammo e poi avvenne la tragedia qualche giorno dopo il suo arrivo a Mogadiscio. Come vedi il tuo futuro? Cosa ti aspetti? Dal futuro non posso aspettarmi più nulla, anche perché il futuro mi angoscia. Il presente mi annoia e il passato mi tiene compagnia. Vorresti tornare a fare il tuo lavoro? Il mio lavoro, per fare il mio lavoro con intensità come l'ho fatto io e tanti altri miei colleghi, bisogna avere un'età, essere giovani, bisogna avere dei presupposti e bisogna rivivere l'epoca di 30-40 anni fa. Oggi quel tipo di giornalismo è scomparso. È un giornalismo fatto di agenzie, sia di immagini che di notizie. Il giornalista non è più un inviato, non si reca raramente sul posto, così, frettolosamente. È un giornalismo che non approfondisce, è un giornalismo troppo frenetico, dove io non mi troverei a mio agio.